Pergola, quartiere delle tinte, quartiere lacerato dall'alluvione dello scorso 15 settembre, dopo il recente maltempo con la neve e piogge abbondanti, il fiume è tornato a crescere e la tenuta delle infrastrutture, del ponte di accesso al quartiere e delle case situate a ridosso del fiume è in situazioni sempre più critiche, i residenti si sentono sempre più abbandonati. Ci sentiamo abbandonati perché dopo 4 mesi e mezzo dall'evento ancora come può vedere c'è tanta sporcizia intorno, fango, non si vede nessuno, nessuno ci dà delle certezze, nessuno ci dà niente, qui ci sono case che piano piano si stanno sgretolando, qualcosa si può recuperare perché siamo lasciati così all'abbandono, anche queste case potrebbero essere puntellate, potrebbe essere pulito il ponte, c'è un odore cattivo, insomma dobbiamo respirare di tutto perché lei lo sa che qui ci sono le fognature di metà città, cioè qui si tratta di problemi di salute, non si tratta solo di sistemare le case o riaprire il ponte, qui veramente stiamo andando incontro ad un problema a livello di salute e quindi chiedo se è possibile che qualcuno ci dia una mano, che venga qui, che verifichi di persona, così può constatare quello che sto dicendo, ecco, non c'è niente di non vero. Come il 15 settembre. Beh no, un po' migliorato, via. Si cammina. Anche il ponte ancora là. Sì. Come era il 16 settembre. Si cammina solo a piedi, con le macchine non è transitabile. Ci serve qualche aiuto. L'ha visto lei? Io no. Neanche io. Sono quasi ormai 5 mesi che il quartiere, la chiesa sono in condizioni complicate. Sì, perché ecco, è passato così. Uno si deve accontentare cos'è. Andare e venire, insomma, si spera che non viene del peggio. Comunque è stato molto che era cresciuto il fiume di nuovo perché aveva piovuto abbastanza e poi anche le nevi nei monti, nelle colline che con la pioggia si è sciolto e quindi la neve qui aveva aumentato molto.